Ecco qui, siamo nello studio mobile di Radio Blu Italia in Australia. Questo è il piccolo camper che portiamo in giro per il Sud Australia. Come vedete ci sono anche dei gadget e naturalmente il richiamo a Sicilia, la terra da dove io arrivo. Vedete, c'è un bel sole qua sulla destra, questa è una ceramica di Caltagirone, il classico pupo siciliano, insomma c'è anche un richiamo a quella che è la Sicilia. E poi qui un po' di arredamenti, sono di fotografie, un po' di orologi perché siamo collegati un po' con tutto il mondo, ma non tutti gli orologi li ho potuto mettere qua dentro, un po' di libri, insomma qualche piantina. E faccio vedere soltanto dei piccoli pezzi di questo studio. Poi alle mie spalle c'è il tavolo con altri microfoni per gli ospiti. Insomma, questo è lo studio. Lo studio mobile di Radio Blu Italia in Australia, come vedete anche qui dal nostro logo. Ciao a tutti. Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo in collegamento con l'Australia, precisamente con Adelaide, giusto? Esattamente Adelaide, ciao! Buongiorno, buonasera, insomma, a seconda dei fusi orari, all'amico Paolo Puglia. Ciao Paolo! Ciao, ciao a te, ciao a tutti gli amici che stanno ascoltando e ti stanno guardando. Io purtroppo non sono in video, ma soltanto l'audio, perché essendo con il satellite, ogni tanto con il video fa dei capricci. Allora, registriamo solo audio e così vi tolgo dall'imbarazzo di avere una brutta visione, insomma, fossi stata una bella donna, magari sarebbe stato meglio. Allora, Paolo Puglia, General Manager di Radio Blu Italia, ci hai tenuto a precisarmelo perché blu è scritto blu in italiano proprio e poi Italia proprio a sottolineare questo legame, questa voglia appunto del bel paese di esportare questo, possiamo chiamarlo, patrimonio italiano anche in Australia. Non c'è dubbio, è un patrimonio artistico, la musica, tu sai che è la colonna sonora di ognuno di noi, e per cui io che sono italiano da 16 anni in Australia, che ho sempre fatto radio, sentivo questa necessità di creare una radio, insomma una radio web. Dicono che sia il futuro, ma a me piaceva questa idea di essere collegato un po' con tutto il mondo. L'ho creata adesso, sarà un anno e mezzo, insomma, questa radio, ma sono un vecchio radiofonico, vecchio in tutti i sensi, perché arrivo dalle radio libere dal 1976, quando si chiamavano radio libere. E per cui questo progetto è iniziato nel 76 e poi interrotto per vari motivi, ripreso una qualche altra volta, insomma, adesso dopo anni continua con questo Radio Blu Italia, insomma, e con tanti amici. Ti devo dire, sai, ci sono tanti amici che avevano appeso il classico microfono al chiodo e che io ho coinvolto un'altra volta a staccarlo dal chiodo e a divertirsi, perché la radio per noi è sempre stato un divertimento, è stata sempre una grande passione, insomma, senza dimenticare e perdere di vista quelli che ci ascoltano dietro l'apparecchio, in questo caso dietro ai computer o aprendo un'app sui telefonini. Tra l'altro hai una voce, lasciamelo dire, veramente radiofonica e se è vero come è vero appunto che vieni dalle radio libere, vieni veramente da quella che era la radio per eccellenza, no? Che ti ha dato sicuramente basi solide a livello appunto radiofonico. E beh, sai, io la radio è arrivata dopo la mia prima grande esperienza con le discoteche da disc jockey, insomma, nei primi anni 70, quando non si conosceva neanche cosa fosse questa professione. Poi con Arbore e con altri amici si è creata l'Associazione Italiana Disc Jockey, e da lì, insomma, è stato riconosciuto alla grande. L'esperienza arriva dalle discoteche. Le discoteche, adesso io tengo sempre a precisare, è che sono un vecchio disc jockey e non DJ, perché la differenza è enorme. Insomma, il disc jockey era un talent scout, era quello che comandava le luci, quelle poche luci e quei pochi effetti che c'erano in quegli anni. C'erano i famosi padelloni che erano i 33 giri, e per cui dovevi cambiare con i famosi Lenco. Insomma, e tutto dipendeva da quello che c'era in sala, cioè le scalette si facevano al momento, dipendeva dagli umori che c'era della gente, insomma, dovevi far ballare
un ambiente tra l'altro eterogeneo, non è come adesso che tu vai a ballare alle 2 di notte e c'è soltanto il tum 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 tum, ma all'epoca c'erano il momento dei lenti, il momento quello di fare un relax e far andare la gente a bere al bar, insomma, tutta un'altra storia. Sì, no, infatti erano momenti sicuramente, come dire, anche più emozionanti. E poi, come dici tu, era il disc jockey era uno che i dischi li maneggiava veramente, non come adesso magari, che sono cambiati, non diciamo se sono cambiati in meglio o in peggio, però sicuramente la musica stessa, anche il supporto, il modo di fruizione è cambiato. Paolo, allora, io ero sulla pagina Facebook di Radio Blu Italia, che appunto in questo momento mostreremo anche in video, e vedo che oltre appunto a trasmettere musica e parole, ci sono anche molti ospiti anche di un certo rilievo, no? durante le trasmissioni. E la mia trasmissione va in onda, intanto faccio anche uno spot pubblicitario, va in onda al mercoledì alle 3 del pomeriggio in Italia, e il giovedì, quando nella costa est australiana, sono all'1 del pomeriggio, per cui dobbiamo sempre considerare questi fattori di fuso orario, e per cui, per dare la possibilità sia da una parte all'altra del pianeta, va 2 volte e qualche replica, insomma, non vi sto a dire tutti gli orari. E poi, se volete delle delucidazioni e saperne di più, basta andare sulla pagina della radio, o andare anche sul sito internet www.radiobluitalia.net, e lì troverete veramente di tutto e di più. Sì, gli ospiti, una volta a settimana io ho un ospite dall'Italia, non sempre canoro, abbiamo avuto anche cantanti, insomma, cabarettisti, attori. Naturalmente la musica fa da padrona, e per cui il 90% degli ospiti sono musicali. Io, facendo leva sulle mie amicizie di una vita di microfono, di radio, di discoteche, di televisioni private, eccetera, eccetera, ho avuto l'opportunità di conoscere tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, e per cui nomi importanti mi pregio di averli avuti in trasmissione, come Battiato, Francesco De Gregori, Antonella Ruggero, che ti posso dire, per andare indietro, Rita Pavone. Ma insomma, c'è veramente un purpurì da una parte all'altra del pianeta di ospiti, ma non soltanto ospiti di grande caratura, importantissimi naturalmente negli annali della musica italiana, ma anche tanti giovani. Io almeno ho sempre pensato che tanti giovani che sono bravissimi, che non hanno la possibilità neanche di partecipare a quei famosi talent show, che io tra l'altro non condivido fino a un certo punto, sono tantissimi ragazzi che, ripeto, non hanno le possibilità di far ascoltare la loro musica, e io gli do spazio nella mia trasmissione e nella Radio Blu Italia. Per cui, assieme a tanti personaggi ultra famosi, ci sono anche tanti giovani che io spero che diventino qualcuno, insomma, perché di persone, di ragazzi, ripeto, che hanno del talento ce ne sono tanti, ma non hanno la possibilità di farsi ascoltare. Questa è una cosa molto molto bella, e magari potremo anche con Patrimonio Italiano fare qualche incursione qualche volta per appunto promuovere, insomma, o scambiare contatti con artisti italiani. Una cosa molto molto bella. Quindi, in pratica, l'Italia è sempre al centro, possiamo dirlo, no? Un po' del tuo cuore artistico. Ebbene, non c'è dubbio, io sono nato, cresciuto, pasciuto in Italia, e ti posso assicurare che, stando dall'altro lato del pianeta, perché io reputo l'Australia all'estero dell'estero, insomma, siamo veramente lontani, anche se adesso con le tecnologie siamo molto molto vicini, cosa che non era una volta, però dal punto di vista chilometrico siamo sempre molto distanti. Ed è chiaro che l'Italia la porto nel cuore, e anche qui, al di fuori della radio, cerco di portare avanti quelli che sono i discorsi della cultura italiana. Io, per esempio, sono uno che si arrabbia quando vedo in un ristorante i piatti stravolti, per esempio, non con le ricette originali, ma
impastando di tutto e di più, pensando che qui magari funziona in quella maniera. Io invece mi arrabbio perché dico, se tu proponi una pasta alla carbonara, deve essere una pasta alla carbonara, non ti puoi permettere di mettere la panna, per cui io mi arrabbio con gli chef, con i camerieri, perché vorrei che l'Italia fosse rappresentata sempre, sempre al meglio. Purtroppo, anche nel, questa è una piaga che c'è non soltanto in Australia, ma credo un po' in tutto il mondo, con l'Italia a tavola non è, spesso e volentieri non è la vera Italia, quella che noi conosciamo a tavola all'estero. E questo è verissimo, a volte ci si prova, diciamo, si prova a sfruttare, tra virgolette, il brand Italia, che è un brand che va sempre per la maggiore. Il famosissimo Made in Italy è qualcosa di cui vantarsi. E tu sai, lo sai, come si suol dire in gergo, lo stai facendo molto molto bene. E, Paolo, quindi tu sei, dicevi, da 16 anni in Australia. Proprio in un telegramma, come si dice in gergo, qualche punto di contatto tra Australia e Italia, o comunque qualche, come dire, una sintesi di come si sta in Australia rispetto all'Italia. So che ci sarebbe da parlare probabilmente per ore, però io so che ci sono anche molti italiani da quelle parti, per cui probabilmente qualche punto di contatto forse ci sarebbe anche, no, tra i due paesi. Ma il punto di contatto non ti saprei dire qual è, che siano tanti, e ci siamo tanti italiani qui in Australia, su 23-24 milioni di abitanti, oltre un milione siamo italiani di prima, seconda e terza generazione naturalmente. Ti dirò, l'italiano in Australia, come in tutti i paesi del mondo, c'è questa voglia d'Italia, insomma, ce l'abbiamo, sì, nel sangue, e per cui il punto di contatto, l'Italia, non si abbandonerà mai. Cosa la differenza tra Italia e Australia è abissale, perché sono due modi di vivere completamente diversi, due cognizioni della vita completamente diversi. Noi siamo in un fazzoletto confronto all'Australia, 60 milioni di persone, e qui con non so, 50 volte l'Italia, siamo 24 milioni di persone, e per cui anche da questo punto di vista non c'è assolutamente stress. Le città sono città vivibilissime, e chi viene in Australia si innamora, perché la natura, ancora grazie a Dio, è incontaminata, c'è questo grande rispetto per la natura, per gli animali, e qualcuno magari si infastidisce quando arriva in Australia e subisce dei controlli molto rigidi, ma questi controlli sono necessari, perché se vogliono preservare, se vogliamo, dico tra virgolette, mi metto pure in mezzo tra gli australiani, visto che c'è il doppio passaporto, se vogliamo preservare la natura, questi controlli ci devono essere assolutamente, perché non si può entrare cibo, non si possono entrare tantissime cose in Australia. Quando qualcuno mi dice, perché io devi sapere che per guadagnarmi una pagnotta, la radio è una grande passione, ci rimettiamo anche soldi, però per guadagnarmi la pagnotta io faccio la guida turistica per i nostri connazionali che arrivano dall'Italia. Per cui qualcuno quando si lamenta, io li porto sempre ad esempio, dico, scusate, ma noi in Italia avevamo il famoso punteruolo rosso? Dice no. E allora quello è stato importato da qualche immigrato, da immigrati che non, perché non ci sono stati i controlli necessari per bloccarli. Evidentemente dove non ci sono i controlli succedono quello che sta succedendo in Italia, il punteruolo rosso, gli ulivi in Puglia, sì. Insomma, ci sono tante di queste malattie delle piante che noi non avevamo in Italia, e di questi parassiti che sono stati importati. Qua questo non succede, perché ci sono questi controlli rigidissimi, per cui da questo punto di vista è un tra virgolette un paradiso terrestre. Poi come dappertutto sono i problemi, sono quelli di sempre. In questo momento c'è crisi dappertutto, anche se qua siamo 24 milioni di persone, la crisi c'è. Ormai l'isola felice, io continuo a dire, non esiste da nessuna parte. È quella dove tu stai bene con te stesso, dove c'hai un lavoro e dove ti senti realizzato, e quella è l'isola felice dove tu puoi vivere. Ma si può chiamare Italia come si può chiamare Australia o America o Russia o dove vuoi, insomma.
Diciamo che adesso il mondo, come dicevi anche tu prima, si è ridotto di moltissimo grazie alla globalizzazione, un effetto tra virgolette positivo, uno degli effetti positivi della globalizzazione. Paolo, senti, a proposito, volevo fare una piccola incursione in maiuguali.net, non so se ti va di spendere qualche parola. E questo è intanto il nome mai uguale, perché io sono un abituato a non fare le cose in serie, per cui ogni volta è una cosa diversa. È un'organizzazione che ho creato in Italia quando ancora stavo in Italia, ci interessiamo di spettacoli, ci interessiamo di turismo, c'è anche lì un sito internet maiuguali.net dove si può vedere le cose che abbiamo fatto sia in Italia ma anche qui in Australia. Qui per esempio, per parlare di italianità dall'altro lato del pianeta, ho organizzato un film festival siciliano, insomma, con il contributo della regione Sicilia, ma i film naturalmente sono stati scelti in base o alla sceneggiatura, che fosse una sceneggiatura perché dovevano avere a che fare qualcosa alla Sicilia, o la sceneggiatura c'era un siciliano, oppure il regista o un attore, insomma, o qualcosa che avesse a che fare con la Sicilia. Poi abbiamo organizzato come mai uguali anche una conferenza fra le camere di commercio siciliane e quella del sud Australia, per avere insomma, contatti e rapporti tra la Sicilia e il sud Australia. E Dulcis in fundo, proprio una cosa da dolci, ha organizzato una manifestazione di dolci siciliani qui in sud Australia. Sono riuscito a far arrivare un amico da Palermo che è ritenuto tra i migliori pasticceri italiani, Salvatore Cappello, e lui è venuto qui, ha preparato dei dolci, insomma, abbiamo fatto questa grande dimostrazione di dolci siciliani, per non soltanto per i nostri connazionali ma anche per gli australiani. Devi sapere che gli australiani sono molto amanti dell'Italia. E soprattutto mi sono accorto che conoscono le cose. Adesso magari una volta la chiamavano tutta, ma la pasta erano tutti spaghetti, ma adesso conoscono veramente di tutto. E mi ha meravigliato il fatto che conoscessero benissimo i cannoli, conoscessero benissimo la cassata siciliana, insomma, che sono due classici dei dolci sicoli. E per cui grande soddisfazione anche da questo punto di vista con maiuguali.net, che trovate anche su Facebook, ma soprattutto con il sito internet. Allora Paolo, siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata che mi auguro possa avere sicuramente da parte mia c'è tutta la vita per fare qualche altro intervento, magari la prossima volta io, che so, dagli studi proprio di Radio Blu eventualmente. Io volevo farti una richiesta un po' particolare, che è una cosa che faccio spesso con i nostri ospiti, perché noi proponiamo l'idea del glocal, il locale ma su scala internazionale. Ti vorrei chiedere, se è possibile, un benvenuto nel tuo dialetto italiano e poi nella lingua che parli invece in Australia, l'inglese. Allora, in italiano naturalmente grazie per avermi ospitato, ma lo dico nella mia lingua madre, che è il siciliano. Figliuled, è stato veramente, mi piace sta bella chiacchierata con te oggi, tante illusioni, e tramato pure a radio. In inglese, all right, thank you very much and see you later. I hope next time a little bit longer. Praticamente ci vediamo e speriamo la prossima volta di fare una chiacchierata un po' più lunga.